Festival Show 2015. Radio Bella e Monella in diretta da Piazzale Zenith a Bibione. Segui tutti gli aggiornamenti anche sulla pagina Facebook ufficiale di Bella e Monella. Radio Bella e Monella, bella come te. Possiamo dire sì, bella sì. Come dir Jack, bravi! Esagerato, gentili! Troppo. Stiamo registrando con delle camerine ai raggi X, sapete? Quindi si vede tutto sotto. Yes. Allora, come sono andate le prove, ragazzi? Bene, accaldati. Beh. Accaldati, ma la gente tutto era in costume. È bel vedere, dai. Infatti, lo dicevamo anche noi prima, noi stiamo qua tutti vestiti e quelli lì fuori in costume. In costume, no? C'era un mare. Ma noi possiamo dirlo che voi stasera canterete e suonerete in costume, no? Siamo d'accordo? Beh, sì, ovvio, sì, sì, sì. Vabbè, a Pierozzi non c'era bisogno neanche di dirglielo. Che faccio? Sono dei costumini, degli slippini così, va bene, no, Pierozzi? Lo slippino no. Vabbè, ragazzi, se non avete il fisico voi. Ah, okay, ecco. Allora, ragazzi, all'ascolto, dite come li volete, noi li facciamo vestire così. Avete tempo fino a stasera alle 11 e qualcosa, 11 e mezza. Perché ora avete l'uscita? Perché ora abbiamo l'uscita? Non lo sa nessuno. Dopo cena. Dopo le 9. 11:30. Io ancora dormo. Ecco, cerchiamo di far presto che i ragazzi qua devono andare a letto. Sì, anche perché il 29 saranno a Lignano con un loro concerto alla Beach Arena. Giusto? Sì. Beach Arena. Beach. Siamo chiari, allora, noi passiamo di là al 20 col Festival Show. Certo. Vi lasciamo tutta la gente già sistemata. Le ragazze, gli uomini fuori, ok? E quindi poi... 9 giorni vi le trovate lì belli pronti, belli cotti. Bruciati, cotte. Ma in realtà facciamo un invito serio a tutti quanti. Dai. Quelli che vogliono passare una bella serata, bella musica suonata da 5 baldi giovani che hanno tanta voglia ed energia sul palco, possono venire il 29 a Lignano. Esatto. Beach Arena. Scusate. E per chi avesse voglia di inoltrarsi ancora di più, il 31 agosto all'Arena di Verona. E per chi è del sud, invitiamo tutti il 25 agosto al Teatro Antico di Taormina. Infatti è un bel giretto, però Taormina, Lignano e Arena di Verona. Taormina e Arena di Verona, due posti peraltro eccezionali. Lignano in mezzo alla gente, ci sarà già una folla incredibile. Tutte le sale, le persone in tutte le salse, tutti i dialetti. Bello, sì. Ma sappiamo già tutto di voi, perché quante volte li avete intervistati? Siete abbronzati? Io pensavo io li ho intervistati un paio di volte. Pensavo fosse sempre in sala prove, così sai, musicista che vive la notte. In sala prove in realtà ci siamo fatti installare un solo sopra la batteria, allora sopra le chitarre, finta che siamo in vacanza. Beh, ma sembrerebbe, sì, l'occhiale infatti. Da sole, un po' la canotta, così sì. State anche bene. In tante che vi aspettavano come sempre qui fuori. E volevano sapere dove andate a cena questa sera, così. E anche dove siete in albergo, possiamo dirlo? McDonald's. L'albergo, ovviamente. Cioè, l'albergo, hanno fatto anche stanze, va bene. Dormono là, fuori in macchina, in li trovate nel furgone. No, perché per la data di Padova dicevo a tutti dove eravate, cioè a tutti gli artisti che erano lì, mi chiedevano dove, qual è l'hotel, e io davo l'hotel. Ecco chi è la talpa, ragazzi. Allora, possiamo dire che per 5 euro o una birra media lui ha rivelato dove eravate a dormire. Ne diamo 25 noi adesso. Ok, va bene. Io lo so dove siete adesso. Comunque io penso che noi arriviamo sotto l'albergo e già c'è qualcuno. Sì, certo. Facciamo certo. Sta scommessa. Come fanno a scoprire dove siete? Ci sono gli infiltrati nell'albergo? C'è qualche infiltrato, qualche talpa. C'è la pagina, c'è la pagina dedicata a voi dove si comunicano dove siete. No, sul serio. Ma cioè, gente... se lo dico io. Chiudiamo questa pagina. Vedrete quando andate via con l'automobile, vedrete la gente che vi viene detto dietro con la bici. Quello sì. C'ha la camerina che vi filma. A volte ci seguono. A me è capitato di chiedere da poco a delle fan come erano riusciti a trovare un albergo disperso, e hanno detto che avevano chiamato tutti gli alberghi della città. Sì, oppure vi seguono. Quindi qualche portiere. Pensa quando suoneremo a New York. Chiameranno tutti. Quando suonerete a New York? Magari in lontano 2200. C'è il programma, un tour anche all'estero. Ci piacerebbe suonare però per gli italiani all'estero. Non sarebbe male. Gigi D'Alessio al coso lì al Metropolitan. In molti vanno all'estero e rappresentano magari l'Italia. Anche per i giovani sarebbe giusto. Sì, sarebbe giusto, visto che ci vanno solamente quelli che sono già belli maturi, no? Sì, cioè, però vorrebbero anche magari voci più stile il volo. Un po' più, no? Dici. Perché all'estero magari i rock ce l'hanno già, no? Vorrebbero magari musica più leggera, anche perché più poi italiana. Vi tocca cantare Chisti o Paese du Sole. Du Sole mio. Siete pronti sul folk italiano? Avete già preparato le canzoni sul sole mio folk? Sì, ho soldato innamorato. Possiamo remixare una vecchia canzone, però abbiamo una versione di Eterna, che è il nostro singolo precedente. Sentiamo. Modificata a folk. A voce non funziona, gli strumenti irlandesi. Okay.
Porca miseria, non gliela possiamo far fare stasera perché non l'hanno provata, ragazzi. Mi dispiace, so che lo volevate tantissimo. Va bene, dai, ci dite qualcosa di fresco che già non avete comunicato ai vari media, eh? Vabbè, qualcosa che sappiamo solo noi, dai. Che possiamo dire? Allora, è vero o non è vero che state lavorando a un album? Ma questa è una voce che gira. Ma in realtà no, abbiamo messo delle foto, abbiamo caricato sui nostri social delle foto dove siamo in studio, magari. Però stiamo scrivendo per il futuro, non è quella che è una cosa che un artista fa sempre. Poi il 29 a Lignano presenterete alle nuove album. Questa voce gira talmente tanto che l'altro giorno io ho chiamato loro e ho fatto: ragazzi, ma state registrando un album? E nessuno di voi me l'ha detto. Tu senza chitarre. No, avete un'estate impegnatissima, insomma, Taormina, Lignano, Sabbia d'Oro il 29, l'Arena di Verona il 31 di agosto, per cui avete girato veramente come delle trottole su giù per l'Italia. Abbiamo intenzione di non fermarci. Bravi. In vacanza non ci si va, ragazzi. No, ve l'ho chiesto anche l'altra volta. Ancora niente con le vacanze. No, zero. Fare. Per l'autunno, quali sono i programmi oltre al tour estivo che state facendo adesso? La vita in diretta. Ragazzi, non si può fare l'intervista così, anche te. Per l'autunno, comunque, noi credo speriamo di fare più live possibili, perché noi viviamo appunto per quello, per stare su un palco. Quindi speriamo bene di organizzare qualcosa e suonare. Sì. Bene, avete già suonato con tutta sta gente in costume davanti? Madonna, no. Che invidia. Volevo prendere il microfono e cantare da dentro l'acqua, sott'acqua con la maschera. Guarda, saremmo anche abbastanza vicini, non dico per farlo, ma una corsetta e arrivi su. Eventualmente sembra un po' fare quelle location Maroon 5 che vediamo. Sì, bravo, è vero. Un sacco California. Ecco, ma voi quando è che andate a suonare un matrimonio a sorpresa come i Maroon 5? Guarda, quando ci sposeremo io e Alex, sì, ok, va bene, o insieme con passano prima gente per New York, dopo che siete tornati da New York, però la facciamo. Ma in realtà quella là è stata un'idea mia che mi ha copiato Adam Levine, ecco, di vedi. Tu l'hai inventato, ricordi? No, giusto, e lui ci ha sentito, ci ha origliato, ha detto via, mentre giocavate a calcetto. Sì. Esatto. Va bene, allora l'appuntamento è questa sera qui a Bibione, provincia di Venezia, quindi a due passi dall'autostrada, sono una ventina di chilometri, però insomma è vicinissimo. È una cosa straordinaria, se avete notato, tutti gli hotel sono pieni di gente. Sì, e tutti sanno che voi qui siete stasera. C'è e stata tutti una signora sanno che dove siete conosce in albergo. Oh, adesso li mettiamo a dormire da un'altra adesso parte, perché sennò. Quando, ma raccontagli la cosa della cosa delle informazioni. No, è stato bellissimo che a me il taxista mi ha portato in un hotel sbagliato, perché ci sono tre plaza qui a sì. Ok. Ma non dire dove stai in albergo. No. ci sono tre. E niente, mi ha portato in quello sbagliato, ci ho fatto 2 chilometri sotto e sono trovato l'ufficio informazioni classico, no? In spiaggia, sì. Fighissimo così. E c'era una signora che diceva: ma c'è qualcosa stasera qui a Bibione? C'è il festival show, sa, ci sono i Sonora, ci sono i Dear Jason, questi è ancora non scadissimo. Allora ragazzi, avete ancora un target da conquistare. Però poi ha detto: no, ma signore, guardi che c'è anche Enrico Ruggeri. Ah sì, quello che fa televisione. Ah, vengo. Noto presentatore Enrico Ruggeri. Chissà se ci sta ascoltando adesso. Ciao Enrico. È passato di qua prima, credo sia anche lui al fresco, a riposo. Sì, adesso signora, la signora viene sicuro che conosce Enrico Ruggeri, è un presentatore, scusa. A vederlo. Ci resterà male quando vedrà Giorgia Palma, sì. Quindi, quella lì non è Ruggeri. Eh beh. Anche noi. A proposito, dove stai? Dove sei, Giorgia? Giorgia, dove sei? Vieni qua. È già arrivata? Non l'abbiamo ancora vista. No. Possiamo svelare questa cosa quando abbiamo scoperto nel volantino che c'era l'immagine di Giorgia e siamo rimasti a bocca aperta, perché è il nostro sogno d'infanzia, di adolescenza. Sogno ovviamente di lavorare con lei. Chiaramente. Di lavorare. Infatti avevamo capito che volevate dire questo, esattamente. Un sogno. E il sogno era asciutto. Fare un evento presentato da lei. E quindi si avvera oggi. Chiedete a noi, ci pensiamo noi, che problema c'è? No, l'unica cosa è che si fa accompagnare sempre da Brumotti, però, eh? Quello lì mena. Guarda, Brumotti ha tante di quelle fan, io per prima, ma tantissime altre che eventualmente, finché presenta l'evento con voi, noi certo, facciamo. Anche lui sogna di presentare un evento insieme a Giorgio. O presentare voi. Albergo sta pure lui. È al Plaza 5 2, euro la biglietta. Dove parcheggio? Palace 2. Va bene. Signori Dear Jack saranno sul palco del Festival Show questa sera qui a Bibione. Grazie ragazzi. Grazie. Ciao. A più tardi. Buon lavoro. Il tempo asciughi tutta l'acqua sopra i marciapiedi, che porti via dalle finestre
tutte queste foglie e la felicità ti prenda come un vento caldo. Arriveranno altri segni sul tuo viso stanco, un'altra storia da inventare su un quaderno bianco, e la tristezza come il